Niente, stamattina ci siamo alzati, abbiamo visto i lavori, abbiamo chiesto cosa c'era, ci hanno detto c'era un problema dell'acqua e abbiamo chiesto a cosa finivano, ci hanno detto che dopo 2 ore sarebbe tornata l'acqua. Siamo tornati all'una come tutte le famiglie fanno per mangiare e abbiamo chiesto dell'acqua perché non c'era, ci hanno detto che l'acqua praticamente sarebbe tornata alle 3:30. E in più c'è anche il problema che con i bambini abbiamo avuto difficoltà. Ecco, una vigilia di Natale un po' movimentata perché voi non avete visto nessun cartello, nessuno che vi indicava questa mancanza di acqua? No, qui non c'è nessun cartello, non è stato messo nessun cartello, neanche vedendo che facevano comunque che i lavori ritardavano e quindi non sono state neanche avvertite le famiglie. Quante famiglie sono rimaste in questo disagio per così tante ore? Quasi tutta San Lorentino, perché Tutta la dai parte. lavori, sì, praticamente quasi tutta San Lorentino. Insomma, una vigilia di Natale decisamente non come magari uno aveva programmato, ecco. No, anche perché sappiamo che le famiglie sono a casa, poi c'è gente anche comunque che torna e lavora, comunque magari ha fretta anche di tornare a casa, quindi magari si sarebbe organizzata in un altro modo. Quindi invece purtroppo siamo tutti qui nella porta a aspettare che rimettono l'acqua. Ecco, lei ha provato a segnalare questo che stava accadendo anche al servizio manutenzione del comune di Arezzo. Sì, io ho avvisato anche il signor Gamurrini che mi ha risposto gentilmente che purtroppo lui non sapeva niente, che è un lavoro straordinario. Ho detto comunque, io ho detto comunque in questo caso le nuove acque dovevano comunque avvertire le famiglie, visto che l'ora che nel mangiare comunque non era prevista l'acqua, perché almeno ci si organizzava tutti.